stata una bellissima occasione qui in Palermo per ricordare Giorgio Perlasca, sia con la presentazione del libro ma anche e soprattutto stamattina con l'inaugurazione della targa a lui dedicata nel Giardino dei Giusti. Ricordare, penso, i giusti sia una cosa estremamente importante, estremamente significativa, perché danno a tutti noi un grande esempio, a noi ma specialmente ai ragazzi e alle giovani generazioni. Io ricordo sempre il testamento spirituale di Giorgio Perlasca, che secondo me è estremamente importante. Io vorrei che questa storia venisse ricordata specialmente dai ragazzi, affinché, sapendo quello che è successo, sappiano anche opporsi a violenze del genere se mai dovessero ripetersi. Ecco, questo è estremamente importante. Questo è uno dei motivi per cui bisogna ricordare anche oggi, dopo 70 anni, i giusti di quel periodo. La via dei Librai al Cassero Alto si intreccia con la via dei Giusti nel Giardino dei Giusti, nel ricordo di Giorgio Perlasca. Giorgio Perlasca si finse spagnolo, si finse diplomatico spagnolo, e a Budapest in Ungheria salvò con documenti tutti totalmente falsi migliaia e migliaia di ebrei, dimostrando il suo grande rispetto per i diritti umani di tutti e di ciascuno. E in anni terribili come gli anni che vanno dal 43 al 45 salvò migliaia di vite umane, collegando valori a visione, collegando il valore del rispetto della legge alla visione del rispetto dei diritti della persona, che tante volte vengono mortificati proprio dalla legge dello Stato, come avvenne sicuramente nel periodo nazifascista, dove la legge dello Stato violava con il suo diritto statale i diritti umani delle persone. Ecco, ricordare Giorgio Perlasca qui è anche un modo per ricordare la nuova frontiera di questo rapporto tra valori e visione che oggi a Palermo sta vivendo nei riguardi dei migranti. I migranti sono persone, e non limitiamoci a ricordare Giorgio Perlasca che salvò migliaia di vite umane, ricordiamo le tante vite umane oggi di migranti che rischiano di non essere salvate e che spesso vengono invece soppresse per leggi europee sicuramente in violazione dei diritti umani. Non dimentichiamo mai che la legge dello Stato, la legge degli Stati ingiusta è sempre dietro l'angolo, e da questo tipo di pericolo non ce ne siamo ancora liberati.